dalla Puglia e dalla Basilicata, 1300 fratelli, eccoli, benvenuti alla punta della Sicilia, da Trapani 100 fratelli, da Palermo 500 fratelli, da Monreale 150 fratelli, da Monreale, da Mazara del Vallo 50 fratelli, da Agrigento 400 fratelli, Caltagirone 250 fratelli, Piazza Armerina 250 fratelli, da Caltanissetta 200 fratelli, dalla diocesi di Nicosia 70 fratelli, dalla diocesi di Noto 150 fratelli, dalla diocesi di Ragusa 50 fratelli, dalla diocesi di Siracusa 200 fratelli, dalla diocesi di Catania 1200 fratelli, dalla diocesi di Messina 200 fratelli. Benvenuti, benvenuti fratelli. Fare quello che ci dice lui, perché trasformi la nostra acqua in vino nuovo. Se io adesso vi annuncio il carisma, si compie qua. Per questo non c'è cosa più grande che annunziarvi il Vangelo. Il Signore sia con voi. Santo Vangelo. Non c'è cosa più immensa nel mondo dalla resurrezione di Cristo fino alla sua parousia. Non c'è altro che fare nel mondo che annunziare il Vangelo a tutti gli uomini, a tutte le nazioni. E che cosa è annunziare il Vangelo? Perché la gente in molte parrocchie non ha una iniziazione cristiana, non lo sa, non si è stato iniziato, vanno a messa ma c'è pochissima formazione. È chiaro che si dice che la fede viene per l'udito, la fede viene, entra per l'udito, perché la fede viene ad ascoltare questa notizia. Se dà la fede,
lato